nuovo aggiornamento, amici di Ciao Como, buona mattinata. Nuovo aggiornamento dell'emergenza maltempo, lo facciamo qui all'hangar dove si sta lavorando anche oggi, migliorate le condizioni meteo per fortuna. Spunta il sole dopo il nubifragio di ieri e con noi abbiamo Marco Galli, l'assessore all'ambiente del comune di Como. Buongiorno Marco, l'abbiamo trovato qua che stava controllando i lavori. La seconda ondata di detriti purtroppo temo sta arrivando. Sì, l'hanno segnalata, insomma un po' di ammasso in zona Montrasio e poi un'altra molto più importante più a nord. Speriamo che questa volta magari prenda altre direzioni, non voglio parlare. C'è un vento che tira qua oggi. Sto scherzando, sì, ne parlavamo proprio poco fa. C'è questa segnalazione importante, sicuramente altro materiale sta arrivando. Oltre a quello che abbiamo, insomma, ci sarà il prossimo giorno. Oggi è il decimo giorno che si lavora senza sosta. Ecco, il decimo giorno senza sosta. Sì. E la catasta di legna è sempre impressionante. Certo, Marco, se arrivasse la seconda ondata, vabbè, sarete pronti a affrontare. Allora, siamo più strutturati e organizzati. Come vedete, siamo partiti i primi giorni con quello che abbiamo nella quotidianità e quindi siamo arrivati poi invece ad avere due gru fisse. Ieri un altro braccio molto importante che operava, 5 chiatte. Quindi siamo un po' più organizzati, però i tempi poi per recuperare il materiale e farlo portare via è sempre quello. Oggi sono stati già portati a destino circa 1900 tonnellate che sono già andate a destinazione, ecco, può essere trasformate. Ecco, da inizio emergenza quante tonnellate avete tirato circa fuori? Circa 2000, siamo circa 2000. 2000? Sì. 2000 tonnellate, 2000 di tonnellate, materiale, di detriti, incredibile. Facciamo prima appunto la situazione. Molte sono già arrivate a destinazione per essere poi trasformate e ancora adesso altre saranno poi trasferite. Ecco, sì, abbiamo anche la nostra amica Silvia, sono tantissimi quelli che ci stanno guardando in questo momento, dice Silvia, specificate che li stanno raccogliendo i detriti a Prica, sta raccogliendo anche in piazza Cavour, è vero. Qui siamo all'hangar, però abbiamo fatto anche piazza Cavour. Ci sono ancora due o tre punti delicati in questo evento, sicuramente piazza Cavour, poi abbiamo la Marina 2, che è bella. Bravo, anche la Marina, bravo. Che bella, sarà un bel impegnativo, anche lì detriti piuttosto grossi, e poi ancora la parte dello Yacht Club, qui dietro tra lo Yacht Club e la canottiera è ancora, diciamo, parecchio materiale. In questo momento lo sforzo maggiore è quello di permettere la navigazione, quindi tenere il più pulito possibile chiaramente l'interno della via foranea e la marina. Saluto anche gli amici che ci stanno ascoltando in diretta radio, perché siamo anche in diretta radio in questo momento con tutti gli aggiornamenti. Silvana, buongiorno. Clara, Giacomina, un caro saluto a tutti voi, a Lara, a Mara, a Rita, a Marisa. Buongiorno a tutti. Molti ci guardano anche sulla sponda Lecchese e lì purtroppo anche lì il lago è esondato, Enrica. Sì, l'abbiamo già fatto vedere questa mattina alle 6:20, eravamo già lì in diretta, a farlo vedere. Comunque confermiamo, il lago è esondato purtroppo. Dicevo, anche sulla sponda Lecchese, Marco, guarda qui anche quanta roba c'è. Sì, questa è roba di stanotte. È arrivata adesso. Con l'aria stanotte. Quindi, diciamo, siamo ben attrezzati, ma il materiale da rimuovere ancora veramente tanto. Ecco, anche Silvia dice, complimenti, l'egregio lavoro che state facendo, un saluto a Carla. Ecco, gli aliscafi fanno servizio, ci chiede. La navigazione sta andando regolare, perfetto. Ripeto, stamattina hanno segnalato alcune situazioni un po' delicate e di nuovo sono andati a lavorare con le chiatte. Io, se posso, vorrei cogliere l'occasione sottolineare e ringraziare un po' tutti quelli che stanno quotidianamente lavorando veramente tantissimo e incessantemente. Ore. E queste persone, i gruisti, chiamo così, gruisti. Chi è sulla chiatta dove eravamo ieri mattina, Marco? Sì. Tanti volontari, tanta gente che da, come hai detto, 10 giorni senza sosta. Sì, veramente. Vanno avanti. Adesso purtroppo si arriva alla seconda ondata, va bene. Però veramente vorrei sottolinearlo perché è stato uno sforzo enorme. Ripeto, 2000 tonnellate di materiale. 2000 tonnellate. Sì, 2000 tonnellate di legnami. Quindi veramente loro sono preziosissime, importantissime. Prica, come sempre, è stata veramente molto brava nel rispondere e nel riorganizzare, ristrutturare, perché considerate quante centinaia di cassoni sono, mamma mia, mossi dalla città al punto di poi stoccaggio. Allora, intanto la cosa importante, Marco, e chiudiamo, il grande Ghirla, dice Silvia, anche. Grazie anche a Frank, l'autorità di bacino, anche l'autorità di bacino, esatto. Collaborando, ciao Simona, egregia. Buongiorno Matteo, ciao appunto. Allora, confermiamo, allora, Regina aperta fino ad Argenio, anche ci sta scrivendo.
poi chiude ad Argenio ma per lavori che erano già stati previsti. Aperta la Lariana anche se ci sono code a scendere. Grazie a Ciao Como. No. Grazie a Marco. Perché devo dire che in effetti è stata una mattinata molto difficile. Questo è l'aspetto detriti che l'abbiamo affrontato con l'assessore Galli. Che dire Marco, dicevo, si arriverà una seconda ondata. Siamo qui, saremo qui. Saremo pronti ancora, saremo pronti. Perfetto. Grazie, grazie a Marco e grazie a questi gruisti che instancabilmente stanno ripulendo il nostro lago in una giornata con il vento, sì, ma finalmente bella, come ha detto Loretta. Ciao a Mario, grazie a te, grazie a Evelyn, ai nostri amici che ci guardano anche da Venezia, Ricky per esempio, guardate quanto lavoro ancora stanno facendo queste persone. Buongiorno, buongiorno Maria Grazia, Lucia. Tra poco allora andiamo sulla Regina e facciamo vedere la situazione. La situazione, Antonella, è questa qui, lago esondato e tanti detriti in arrivo, questo per semplificare la cosa di Como. Buongiorno, buongiorno a tutti. I detriti sono tantissimi, guardate, questi, come ha detto l'assessore Marco Galli, sono arrivati adesso, sono arrivati da poco, da poco. Ciao anche a Laura, domani chiusura autostrada come previsto. Allora, questo l'abbiamo già parlato prima con l'assessore Dengretti, la chiusura dell'autostrada era prevista, speriamo che la società Autostrade possa rivedere, Marco, chiudiamo così, perché in effetti in una situazione così, io credo che voi oggi lo segnalerete, immagino, sicuramente. Certamente. Ovviamente. Certamente, sì. Speriamo che la società Autostrada domani confido nel lavoro della collega Negretti, che devo dire è sempre super attiva e super sul pezzo. Speriamo che riesca a far capire che non bisogna chiudere l'autostrada domani. Grazie ancora a tutti, buongiorno, a più tardi, grazie.